Ragazzi, guardate nello shop che cosa è uscito, il set Tron Legacy. Devo ammettere che queste skin sono molto ambigue, però il loro backpack, che diventa anche un piccone, è davvero fantastico. Quindi mi raccomando ragazzi, se le shoppate, in basso a destra ricordatevi di aver inserito il codice creatore Refiz con 2Z per supportarmi al massimo. Grazie mille a chi lo farà di cuore, taggatemi su Instagram che così vi reposto e vi metto nelle storie in evidenza. Cosa andremo a fare nel video di oggi ragazzi? Oggi andremo a giocare solo con la balestra, anche perché voglio cercare di darvi una mano nel capire appunto come completare la sfida dove dovete appunto fare 1000 di danno con la balestra il più velocemente possibile, perché ammetto che probabilmente è una delle sfide più difficili, perché appunto bisogna giocare e riuscire appunto a fare questi 1000 di danno. Ma prima di iniziare ragazzi, vi ricordo come sempre di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale attivando la campanella, mi raccomando, è importantissimo per supportarmi, quindi controllate di far diventare quel tasto rosso, grigio e di aver attivato la campanella al suo fianco. Mi raccomando, lasciate anche adesso un bel like. Siamo Brughiere Brumose e c'è tipo tutta la lobby qua a Brughiere Brumose, quindi davvero potrebbe essere complicato fare qualcosa, a meno che, vabbè, io me ne vado di qua. Ok, eccolo là, ha subito tanta hit da parte di Refiz. Apriamo qua, flopper, va bene, not bad. Ok, scildini, perfetto. Allora, dobbiamo innanzitutto trovare una balestra, cosa che secondo me sarà abbastanza infattibile. E uno dei miei consigli, ragazzi, appunto, di per trovare la balestra è di mettervi in una zona. Aspettate un attimo, ragazzi, che adesso ve lo dico. Solo che qua sono un po' in ansia, perché sento tantissimi playerini a fianco a me e non vorrei mai che mi uccidessero così molto velocemente, capito? E infatti qua, sentiteli qua, cioè, oh mio Dio, ma sono solamente qua. Ok, comunque non ho ancora trovato una balestra, questa cosa un po' mi triggera. Ah, shieldone fatto, riprendiamo il flop. Allora, uno dei, secondo me, dei trucchi migliori per completare questa sfida molto rapidamente, molto velocemente, è proprio quello di appunto riuscire a trovarla fin dall'inizio del game. Perché all'inizio game, ragazzi, succede una cosa molto ambigua. Esistono le mischie, le grandissime, le cosiddette giganti mischie, no? Non so come siano dette effettivamente, però sono quelle cose lì. E ragazzi, secondo me è in quel momento del game dove riuscirete a fare più roba possibile. Perché? Perché fondamentalmente la gente non vi calcolerà esageratamente, quindi diciamo che non sarete in mezzo all'attenzione della gente. Oh mio Dio, mi sa che c'è qualcuno da dietro che mi voleva fiocinare. Stai scherzando, spero. Dicevo, non sarete proprio in mezzo all'attenzione, la gente non si concentrerà su di voi, ma magari si concentrerà su altri e voi riuscirete a fare qualche hit o addirittura uccidere qualche persona. La seconda cosa, ragazzi, che vi consiglio di fare in realtà è di giocare in 4, ovvero in squad, perché appunto in squad non so se conta anche il danno che fanno i vostri compagni, però sicuramente quando appunto atterrerete qualcuno... Oh mio Dio, c'è troppa gente per i miei gusti. Oh mio Dio, signori, che pippa che sono. Ma sentivo troppa gente a fianco a me. Mentre abbiamo un altro game, ragazzi, cerchiamo di trovare una bella balestra. Vi dicevo, giocate in squad, che è molto più easy sicuramente, perché appunto non so se varrà il danno che faranno i vostri compagni, ma quando atterrate un vostro nemico potrete ucciderlo con la balestra. Quindi uccidetelo con la balestra e farete molto più facilmente i danni che dovete fare. Quindi mi raccomando ragazzi, giocate in squad o in coppie, come preferite voi, ma comunque fate in modo che l'avversario possa andare per terra. Detto questo, miei signorotti, dobbiamo cercare assolutamente un posto dove lendarci, dove trovare una balestra. Sto giro proverei ad andare a Corso Commercio, ma ovviamente Cupido dovrebbe trovare una balestra per farvi un po' vedere quello che intendeva, in modo da giocare appunto con essa, che l'obiettivo del video in realtà era proprio giocare solo con questa. Però poi, controllando un po' sulle sfide, ho visto che magari fare 1000 danno con una balestra non a tutti viene così naturalmente facile, no? E quindi ho detto, vabbè, facciamo un video dove lo spieghiamo un attimo. Quindi direi che ci andiamo a Corso Commercio, ci lendiamo, prendiamo una balestra e facciamo qualcosa. Let's go boys, ci si lancia. Intanto vi volevo chiedere una roba, ovvero cosa ve ne pare delle nuove skin di Tron. A me sinceramente non piacciono troppo, però obiettivamente non fanno neanche pietà, quindi ci sta ragazzi. Mi raccomando, se shoppate il codice creatore Refiz nello shop. Detto questo, oh mio Dio, ma io sto laggando in the face, spero di no. Comunque detto questo, mentre Cupido cavalca un po' il nostro dragacorno, che è un po' strano, andiamo a Corso Commercio dove c'è sempre un po' di gente, ma meno di prima. E questa cosa è fondamentale, meno gente di prima era davvero importante. Ok, atterriamo. Allora, adesso facciamo una cosa, troviamo un bel pompa, non so, una balestra magari, che sarebbe la cosa migliore da trovare in questo momento in realtà. Ma effettivamente non la troveremo, perché
Non siamo così fortunati, non siamo Fortnite, non ci vuole così bene, oserei dire, non mi vuole così bene. Qua c'è un'altra cassa, dai. 6 assalti in una casa, ma va bene lo stesso, non mi posso troppo lamentare. Andiamo avanti, andiamo avanti. Ok, abbiamo un pompa. Vediamo un po' se questa casa qua sarà un po' più fortunata della prima. E preghiamo di trovare una bellissima balestra da qualche parte. Cosa che obiettivamente non so se troveremo, perché, oh mio Dio, non c'è da nessuna parte la balestra, raga. E non ci sono neanche playerini. Però adesso che abbiamo lo shield è tutto più fattibile. Con lo shield è tutto più fattibile. E ok, un pompa che, vabbè, è meglio del pompa che abbiamo attualmente. No, raga, vi giuro che non riesco più a trovare le balestre. Oh, 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 raccogliamo anche un bel cuoricino, va bene, non mi faccio problemi, non mi faccio problemi. Abbiamo trovato un cuoricino e totalmente random, ovviamente. Oh, oh, c'era una cassa che non mi sono andato a prendere. Gravissimo, Refiz, non puoi lasciare giù queste casse. E vabbè, potevi anche lasciarla giù, effettivamente, vabbè, raccogliamola. Allora, dove possiamo trovare le fiocine? Dove possiamo trovare le fiocine? Non lo so, da nessuna parte, a quanto pare, questo video è sfortunato. Le fiocine, poi vabbè, io voglio dire le balestre, ma dico le fiocine, incredibilmente pazzo Refiz. E no, dai, ma nessuna, raga, nessuna balestra per noi. Non ci no, non ci posso credere. Cioè, io posso fare un video sulle balestre e non trovare balestre? Cioè, veramente farebbe collassare. Sarebbe davvero cringe, ma farebbe parte di Refiz. Quindi, fondamentalmente, non sarebbe tutto nella norma. Oh? Oh, Crippio! Va fan bagno! Va fan bagno! Va fan bagno! Fan bagno! Fan bagno! Allora, ok, raga, oh mio Dio. Opla, tutto mio, let's go. No, vabbè, no, vabbè, raga, no, vabbè. Non ci posso credere, con un pompa bianco. E balla, e che cabbo balla, ma che cabbo balla. Raga, ma io non la vedo la gente, faccio spaccare, non vedo la gente, raga. Non la vedo. Comunque non ho ancora trovato mezza balestra. Per favore, datemi la balestra. Oh mio Dio. Ah, vabbè, facciamo l'ultima, signori. Facciamo, no, vabbè, non ha neanche senso fare l'ultima. Ragazzi, quindi, per concludere questo video, vi direi una cosa. Io volevo provare a far vedere la nuova balestra. Vabbè, ma infatti andiamo a farla vedere la nuova balestra. Facciamo l'ultimo game, signori, dove spero di trovare la balestra. Se no, veramente me ne vado. Io me ne vado se non trovo la balestra. Buonasera, buonasera, popolo di Striscia. Buonasera. Allora, quale sarà? Allora, vediamo un po'. Parco Pacifico. Parco Pacifico, devo trovare assolutamente una fiocina. Non voglio saperne. Deve esserci una fiocina, Parco Pacifico. Poi basta chiamarla fiocina. È una balestra, Refiz. È una balestra. Basta chiamarla fiocina. È una cavolo di balestra. Oh mio Dio, signori. Qui Cupido non riesce a trovare la sua bellissima balestra. E che diamine, come faccio a far innamorare la gente? Non faccio, eh. Allora, quindi, signori, ricapitolando, come completare velocemente la sfida dei 1000 danno con la balestra? Giocate in squad, cercate di ottenere la balestra fin dall'inizio del game. E quindi giocate in squad, che è la parte secondo me principale. Così quando otterrete un avversario potrete ucciderlo e finirlo appunto con la balestra. E vi farete 100 di danno in più, che non è male, non è malissimo, ve lo garantisco. Ah, vieni qua Dragacorno, guardate le mosche sopra Parco Pacifico come al solito ovviamente. E vediamo un po' se riusciamo a intravedere una balestra dall'alto, ma non penso di intravederla perché effettivamente non la intravedo. No, raga, veramente non ci posso credere, se non trovo un'altra volta la balestra potrei letteralmente impazzire. Ho sbagliato land, però abbiamo un pompa verde, perfetto, perfetto. Ok, allora, dammi una cavolo di balestra. Cioè, ieri che non stavo registrando ne ho trovate una roba come 20 di balestre, eh. Ve lo garantisco, non ci sono balestre qua. Ragazzi, se voi sapete cosa succede a questo gioco che non mi fa trovare balestre, ditemelo nei commenti e ditemi cosa sto sbagliando, per favore, perché se no veramente potrei rischiare di impazzire totalmente. Allora, adesso con un po' di ansietta, se non si sente, perché vorrei trovare appunto quest'arma, direi che è il momento di cercarla. Pushiamo, pushiamo. We are pushing. Oh, non ci credo. Oh no, oh no. È arrivato un altro, oh mio Dio. Mi ha rubato la heals. Guardalo. Guarda che lezzo. No, vabbè, non ci credo. Non mette il muro. Basta, basta.
Basta. Io non trovo più le balestre. Ditemi nei commenti, ragazzi, dove si trovano queste balestre, perché impazzisco veramente. Detto questo, ragazzi, con le vostre fizze a tutti, io spero che il video vi sia piaciuto. Era un video un po' così, però volevo cercare di aiutarvi nel fare questa missione, dandovi dei consigli, perché appunto io l'ho completata. Però giustamente, da quando l'ho completata, non trovo più mezza balestra. Detto questo, ragazzi, con la vostra video è tutto. Noi ci becchiamo domani con un nuovo video importantissimo, ragazzi, perché sarà, vi dico solo una cosa, qualche glitch. Noi ci becchiamo appunto domani con questo nuovo video. Bella, ragazzuoli.